Ecco, adesso ci siamo tutti. Allora cominciamo. Loro non lo sanno perché l'ho deciso adesso. Prima di tutto, volevo leggere, allora risottolineo per chi è entrato all'ultimo minuto e anche per i relatori. Noi siamo un'associazione culturale su basi laiche, cioè non siamo la proiezione della diocesi, di qualsiasi organismo ecclesiastico. Quindi le iniziative nostre nascono da idee nostre, non abbiamo input, diciamo, e quindi anche tutta la responsabilità e tutte le critiche soltanto per noi, insomma. Però dicevo, questa volta, nonostante questa premessa, volevo leggere questa preghiera, invocazione, che vi prego di ascoltare chiaramente un po' in silenzio per un minuto o due. Vergine benedetta, Madre di Dio e Madre nostra, che nel titolo di Madonna dell'Aiuto non cessi di ricordare ai tuoi devoti i prodigi onde ci assicurasti della tua materna protezione. Guarda pietosa alle nostre necessità e alle nostre miserie e vieni ancora una volta in nostro soccorso. Dal tuo aiuto, o Maria, i poveri aspettano il pane, gli infermi la salute, i disoccupati il lavoro, tutti la preservazione da nuove calamità e da nuove rovine. Ma il bene di cui ha soprattutto bisogno la generazione che ti prega è il tuo figlio, o Maria, che il mondo vorrebbe bandito dalla vita, dalla famiglia, dalla società, dove tutto si attende dalla materia, dalla forza e dagli umani disegni. Aiutaci, o Maria, a custodire gelosamente o a ritrovare questo bene senza il quale ogni altro dono è illusione, inquietudine e veleno. Per te, o Madre, rientri Gesù nelle menti traviate per dissiparne gli errori con la luce della sua persona e del suo Vangelo. Rientri nei cuori pervertiti con la purezza dei costumi, la modestia della vita, la carità che vince ogni egoismo. Rientri nelle famiglie e nella società per riprendere i suoi diritti di signore e di maestro. Da te protetti e assistiti, tutti, Maria, sperimenteremo l'efficacia del tuo patrocinio. Madonna dell'aiuto, ti sentiremo in tutti i momenti della nostra vita terrena, nelle avversità per non restarne abbattuti, nelle prosperità per non riuscirne corrotti, nel lavoro per ordinarlo in Dio, nella sofferenza per accettarla con umiltà. Per te vivremo con le virtù del Vangelo, nel timor santo di Dio, nel suo amore, nella fraterna carità che benefica, sopporta e perdona. Aiutati dalla tua potente intercessione, questa vita sarà per i tuoi figli vittorioso combattimento. Sarà nella fede e nella pietà sincera, degna preparazione all'Eterno. Così sia. Non so, mi è sembrata molto appropriata ai tempi questa invocazione. Così. Bene, buonasera. Adesso rientro nella parte propriamente, prettamente laica dell'iniziativa. Grazie per essere intervenuti, grazie a coloro che hanno ripreso il filo delle conferenze della primavera, perché questa è la seconda parte di un ciclo che è cominciato a primavera. E grazie, lasciatemelo dire, soprattutto ai relatori, Monsignor Bux, che è venuto da Bari, e al collega Aldo Maria Valli, che è riuscito a trovare questa finestra per venire qui. E, insomma, lui in pratica mi ha detto poco fa che non va quasi da nessuna parte, e, insomma, è venuto e invece stavolta ha fatto un'eccezione, diciamo così. E,
ancora vi rubo un secondo per coloro, mi permettete un minuto, abbiate pazienza, perché ci sono molte persone, la metà che non è venuta la primavera scorsa, e quindi voglio spiegare chi, dove siete, dove vi trovate, anche se sono 20 anni, che praticamente più di 20 anni che facciamo attività in questa città. E noi, l'Associazione Culturale Oriente Occidente, costituita da me e sostanzialmente da mia moglie e da altre persone che adesso qui stasera non ci sono, opera nel capoluogo dove ha sede, nelle Marche, dal 1995, quindi siamo a 22 anni. È un ente non commerciale di natura privata, rigorosamente non profit, attivo nella realizzazione di iniziative culturali, convegni, cicli di conferenze, concerti, pubblicazioni, letture, volta all'attuazione di un progetto di ricerca e riflessione nel campo degli studi teologici, filosofici, letterari, artistici, legati però all'attualità. Sebbene non abbia un'impronta ecclesiale, come dicevo prima, e conservi un'impostazione derivante dalle sue basi laiche, Oriente Occidente ha come sua finalità principale quella di incrementare la conoscenza del cristianesimo secondo la tradizione, i testi e il magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma anche di contribuire a orientare i partecipanti alle proprie iniziative verso una comprensione più profonda dei tempi, dei costumi e delle idee che li impregnano. Tutto ciò respingendo, pur nella consapevolezza del proprio limitato potenziale, perché siamo 4 gatti, respingendo il linguaggio e il conformismo del politicamente corretto, le logiche del mondialismo, del multiculturalismo, del meticciato che azzerano, appiattiscono e rendono un magma indistinto la bellezza e la ricchezza delle differenze fra le civiltà e fra le identità culturali, e respingendo le aberrazioni, le perversioni propalate da larghi settori della TV, di Hollywood e di media in generale. Lo dico per primo io, che ho fatto lo stesso tuo mestiere per 35 anni. Spero non te la prendi. Non mi riferisco ovviamente a lui, però i media, visto l'incidenza che hanno, insomma, valeva la pena citarli. Nonché la dittatura del pensiero unico relativista e il derivante erroneo assunto secondo cui tutte le concezioni avrebbero uguale valore, mantenendo invece costante il riferimento all'identità dell'Occidente e in particolare alle sue radici cristiane, come si diceva. E questo ritenendo sbagliata e deviante la pretesa di un dialogo sulle idee che sia per forza di cose inclusivo, poiché se la verità in quanto è tale va fermamente, seppure garbatamente, sempre asserita, perché la verità in quanto è tale va fermamente, seppure garbatamente, sempre asserita e sempre per intero, senza piegarlo o adattarla alle mode o allo spirito del tempo. Allora, scusate questa tiritera, ma insomma mi sembrava non tanto per pubblicizzare l'Oriente Occidente, quanto per dirvi qual è l'impostazione di fondo che ci guida. E piano piano ci avviciniamo al vivo, e lo faccio presentando i due relatori, brevemente, i due relatori che converseranno questa sera. Monsignor Bux, l'ho preso questo Monsignore, spero che vada sostanzialmente bene. È un sacerdote dell'arcidiocesi di Bari, ha studiato e insegnato a Gerusalemme e Roma, è professore di liturgia orientale e di teologia dei sacramenti nella facoltà teologica pugliese, a Bari appunto, è stato perito al sinodo dei vescovi sull'Eucaristia, è consultore delle congregazioni per la dottrina della fede e per le cause dei santi, e consulente della rivista teologica internazionale Communio. È stato nominato da Benedetto XVI consultore dell'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Con Benedetto XVI ha collaborato tantissimo in tema di liturgia e del Summorum Pontificum. E pubblicazioni recenti, diciamo le ultime invece, Come andare a messa senza perdere la fede, il titolo è già tutto il programma, e con l'ultima proprio, che è l'ultima, tutti i titoli è molto carino come titolo, però è proprio cercato, Come andare a messa senza perdere la fede, e l'ultimo, dicevo, Con i sacramenti non si scherza. E
il tema su cui converseranno questa sera i nostri amici è molto d'attualità. Monsignor Bux, peraltro, ha rilasciato un'intervista ieri al giornale, l'altro ieri. No, la verità, la ripresa. La ripresa del giornale, pazienza. Sono distratto, chiedo scusa. Invece altro Fiavale, prego di perdonare. Giornalista, lo conoscete, perché immagino che noi lo conoscano un po' di più per la televisione, ecco. Giornalista e vaticanista titolare del TG1 della RAI, è laureato in scienze politiche all'Università Cattolica di Milano, autore di numerosi libri anche lui riguardanti la Chiesa Cattolica e la Santa Sede. Segue regolarmente i viaggi del Papa e tra i più recenti libri ne domino qualcuno, questa prendo la biografia dell'ultimo tuo libro, Piccolo Mondo Vaticano, La vita quotidiana nella città del Papa del 2012, Il forziere dei papi, storia, volti e misteri dello IOR 2013, Milano nell'anima, viaggio nella chiesa ambrosiana sempre del 2013 e un interessantissimo Benedetto XVI, il pontificato interrotto del 2013 e ovviamente l'ultimo che sta lì e potete, se vorrete, acquistarlo, e 266 Jorge Mario Bergoglio Franciscus Pippi Pontifice. Va bene, possiamo cominciare. Chi vuole rompere il ghiaccio? Lo rompo io buttandogli un tema che peraltro mi è stato anche suggerito da Monsignor Bucci. Comunque sono le stesse cose che avrei detto anch'io. La confusione, ecco, un primo spunto di riflessione. Allora, la confusione, anche se molti lo negano, è la parola attualmente che io sento, perlomeno a me capita così, non so voi, usata tra i fedeli. Disorientamento, confusione, questi termini qui. La causa, secondo alcuni, potrebbe essere la penetrazione di pensieri, di pensieri e punti di vista spuri, non originali, non cattolici, nell'ambito della Chiesa Cattolica. Sembra quasi che, anche se alcuni, ripeto, lo negano, sembra quasi che si stia operando quello che aveva, come dire, utilizzato, prefigurato Papa Paolo VI conversando con Jean Guiton, e cioè che un pensiero, no, potrebbe essere, potrebbe darsi che un giorno nella Chiesa Cattolica vi sia un pensiero prevalga, un pensiero non cattolico, ma che non sarà mai quello della Chiesa Cattolica. Posso lasciare a voi qualche riflessione su questo tema. Cominciamo, Maria. Andiamo in ordine contrario a quello alfabetico. Vi ringrazio, saluto tutti. All'inizio c'è stata una preghiera, ma voglio anche ricordare che oggi, se non sbaglio, siamo nella giornata degli arcangeli Raffaele, Gabriele e Michele, quindi siamo sotto una protezione ferrea, grandiosa, e questo non vale solo per oggi, dobbiamo ricordarcelo sempre, tutti i giorni. La seconda cosa che vorrei dire come introduzione, perché ho avuto il permesso di dirle, che l'altro ieri mi ha telefonato il cardinale Menichetti, che tra pochi giorni lascerà la vostra diocesi, mi ha detto che era molto contento di questo incontro e che sarebbe venuto molto volentieri, ma è a Pavia oggi, un ritiro spirituale, e che saluta tutti comunque. Sarebbe molto volentieri ad ascoltare questo dibattito. Anche se ovviamente voi capite bene che ci sono diverse sensibilità all'interno della Chiesa, e lui onestamente non mi sento vicinissimo a quelle sensibilità espresse da quell'associazione, però questo rende ancora più bello il fatto che lui mi ha chiamato e che abbia detto che sarebbe venuto. Allora, il discorso che affrontiamo, l'argomento che affrontiamo stasera è molto molto ampio, e io vorrei lasciare spazio soprattutto a Don Nicola, che trovo sempre estremamente edificante. Mi sono ridotto addirittura ad andare in internet a cercare i suoi interventi trascorsi e riascoltarli. Mia moglie dice che sono pazzo, ma in mancanza di maestri in questi nostri tempi,
e quando se ne trova uno, quando si pensa di aver individuato una persona non soltanto istruita e autorevole, ma che esprime senso di verità, e questa è una cosa che si avverte a pelle, ecco, quello diventa automaticamente un maestro importante, un punto di riferimento, e si ha voglia di stare in sua compagnia. Allora, non potendo sempre starci di persona, perché Don Nicola sta a Bari, io sto a Roma, però attraverso internet cerchiamo di frequentarci. Dunque, la confusione, si diceva, sì, è vero, è l'elemento, credo, distintivo dell'epoca che stiamo vivendo, d'altra parte non soltanto per quanto riguarda la vita della Chiesa. È una confusione che sconcerta molti, e che pone delle domande: che cosa sta succedendo, dove stiamo andando, che cosa sarà della nostra Chiesa, che cosa sarà della nostra fede. In realtà sono domande che sono sempre state poste, credo, fin dall'epoca di Gesù, sono domande che restano sempre sullo sfondo della vita di fede di ciascuno di noi, ma in questo momento in particolare hanno assunto una grande forza e coinvolgono tante persone che anche magari fino a poco tempo fa non si ponevano questi problemi. Dicevo poc'anzi a Don Nicola che nel corso soltanto dell'ultimo anno questa sensazione di confusione, di smarrimento, di sconcerto è aumentata rapidissimamente. Questo librino che ho scritto, 266, è uscito nel giugno dell'anno scorso, e allora io ed altri, tra cui Don Nicola, ci consideravamo un po' le avanguardie di settori della Chiesa che si ponevano dei problemi. Il libro esce ancora prima che i quattro cardinali ponessero i loro dubbi su Amoris Laetitia. E eravamo quasi degli sperimentatori che tiravano fuori il loro capino e dicevano: ma che cosa sta succedendo? Cosa facciamo? Come ci organizziamo? Qua c'è qualcosa che non va. Nel giro di poco più di un anno questo sentimento si è allargato tantissimo. Io oggi ricevo messaggi da tutta Italia regolarmente, ogni giorno, telefonate, lettori del mio blog che mi interpellano, e insomma non è più soltanto un fatto di pochi che magari all'inizio pensavano anche di sbagliarsi ed erano incerti sul da farsi. Ora davvero possiamo dire che lo sconcerto è tanto, è grande. E perché? Perché dobbiamo essere sinceri. Pietro in questo momento sta parlando in modo strano. In modo strano sia nei modi sia nei contenuti. Il successore di Pietro che c'è oggi sulla cattedra è molto spesso ambiguo, è molto spesso superficiale, dal punto di vista dottrinale non appare in linea con quella che è sempre stata la tradizione della Chiesa, e di qui lo sconcerto. Quanto all'ambiguità e alla superficialità, credo che un ruolo lo giochi molto il fatto che il successore di Pietro ha deciso di intervenire sempre più spesso in occasioni che sono molto colloquiali, diciamo così, come l'intervista per il giornale, come la conferenza stampa tenuta davanti ai giornalisti sui voli di ritorno dai viaggi apostolici. Queste sono occasioni che, proprio per come sono fatte, concepite, portano a non approfondire gli argomenti, ad essere abbastanza superficiali, a cadere magari anche senza rendersene conto in quel gioco al massacro che i giornalisti furbacchioni cercano sempre di instaurare quando hanno di fronte a sé un interlocutore e vogliono portarlo un po' dove desiderano loro. Questo attiene, diciamo, alle modalità della comunicazione moderna, attuale, che coinvolgono anche il Papa. Voi mi direte: ci si potrebbe guardare da questi pericoli, da queste forme di comunicazione, ed è vero, ed è questo è uno degli elementi, uno delle questioni di cui in tanti ci occupiamo oggigiorno.
questa richiesta che sale di maggiore prudenza da parte del Papa e di maggiore consapevolezza del ruolo che ricopre e del dovere che ha di testimonianza della verità nei confronti di tanti fratelli nella fede, perché il primo compito del Papa è confermare i fratelli nella fede. E qui noi abbiamo l'impressione che molto spesso quando lui apre bocca conferma i lontani nella loro lontananza, ma non i fratelli nella fede. E questo è un dramma dei nostri tempi. Ma oltre alle modalità della comunicazione papale c'è il problema dei contenuti, ed è un problema che esplode con Amoris Laetitia. C'erano già state avvisaglie prima, punti controversi, ma insomma è Amoris Laetitia che apre uno squarcio e porta molti di noi a interrogarci. Io faccio, senza andare troppo lontano, il mio caso di semplice fedele. Va bene, voi direte semplice fedele fino a un certo punto perché fai il vaticanista, ti occupi di cose di chiesa, d'accordo, però io davvero con Amoris Laetitia mi sono sentito interpellato come fedele. Come fedele diciamo proveniente da una storia normalissima. Io sono di Milano, ambrosiano, cresciuto, nato e cresciuto nella chiesa ambrosiana, questa chiesa tradizionalmente aperta, dialogante, molto impegnata nel sociale. Da bambino frequento l'oratorio, non ho mai frequentato scuole clericali, però l'oratorio è stato fondamentale per la mia formazione. Insomma, vengo da quella chiesa lì. Posso definirmi un cattolico tranquillo che ha sempre visto nel Papa un punto di riferimento saldo, sicuro, e che addirittura negli anni giovanili con Giovanni Paolo II è stato fortemente interpellato. Io sono sposato da 33 anni, ho una famiglia numerosa, 6 figli, 2 nipoti che presto diventeranno 3, e se abbiamo con mia moglie costruito tutto questo, un ruolo fondamentale l'ha avuto Giovanni Paolo II, a proposito di esempi e di verità. Eravamo ragazzi di 20 anni, avevamo questo sogno di stare assieme, ed è stato Giovanni Paolo a spingerci verso la famiglia e la famiglia nel matrimonio cristiano. È stato lui a suggerirci di andare controcorrente rispetto a una mentalità dominante che diceva ma no, convivete finché c'è l'amore, poi tutto cambia, tutto passa, no? Erano questi i discorsi che si facevano negli anni 70-80. E noi andiamo controcorrente perché Giovanni Paolo II ce lo dice, ci dice fidatevi, è bello, è entusiasmante, guardate che è una bella avventura, noi ci fidiamo. E da fidanzati, mia moglie soffre di una patologia, andiamo dai medici e ci dicono sì ragazzi, sposatevi pure, ma niente figli, mi raccomando, niente figli. Questo era il responso della scienza inizio anni 80 di fronte a un problema concreto di un ragazzo e di una ragazza che si volevano sposare e mettere su famiglia. E noi preghiamo tanto, ci rivolgiamo anche spiritualmente proprio a Giovanni Paolo molto prima che fosse proclamato santo, ma noi in qualche maniera lo avvertivamo santo, e sentiamo che quel responso della medicina non è giusto, non è per noi, che lì il diavolo sta giocando un ruolo, lo avvertiamo concretamente e ancora una volta decidiamo di andare controcorrente. Arriveranno 6 figli che grazie a Dio sono tutti in salute, i primi 2 sposati e già hanno avuto bimbi a loro volta. Quando io quindi parlo, Don Nicola, della verità e dell'importanza di un punto di riferimento, non sto facendo l'intellettuale di turno. Qui c'è stato un Papa che ha segnato la mia vita, le nostre vite. Se quel Papa avesse parlato in un altro modo, se fosse stato più timido, se fosse stato più ambiguo, se non avesse chiesto di andare così nettamente controcorrente rispetto a te, la mia vita sarebbe stata diversa. E tante gioie, tante cose belle che mi sono state donate a partire da mia moglie non ci sarebbero state, forse ci sarebbero state ma in un altro modo. Insomma, capite che qui ci sono in ballo le nostre vite, i nostri destini, e non soltanto su questa terra ma soprattutto nel mondo che verrà.
E non si può giocare con le parole quando ci occupiamo di questi problemi, di queste questioni. E allora di qui la forza con la quale mi sono sentito interpellato, soprattutto di fronte ad Amoris Laetitia. Vedete, Amoris Laetitia è un documento lungo, complesso. Devo confessare che a una prima lettura io ho detto, vabbè, un po' prolisso, però insomma c'è la difesa del matrimonio cattolico, c'è questa esaltazione dell'amore cristiano, però poi, come faccio spesso con questi documenti, ho cominciato a riprenderlo in mano, a procedere per settori, e mi sono imbattuto nel famoso capitolo ottavo, e nel capitolo ottavo sono nate le perplessità. Per farla breve, perché non voglio rubare spazio a Don Nicola, insomma, due perplessità di fondo, ma insomma, ma qui c'è il sotto sotto, ed ecco l'ambiguità. Secondo quella modalità espressiva che dice sì, ma, è bene questo, ma. Fate sempre attenzione quando si argomenta in questo modo. Sì, ma anche. E in Amoris Laetitia c'è, come in altri documenti. Allora, tutto bello l'amore cristiano, ma in fondo, è il soggetto che decide di fronte a Dio la qualità morale del proprio comportamento, e quindi se un comportamento è peccaminoso o non lo è. Ma qui siamo nel soggettivismo, signori miei, siamo nel dominio dell'uomo e non più nell'obbedienza dell'uomo rispetto alla legge universale ed eterna di Dio. È l'uomo che si fa Dio. È il soggetto che pone se stesso e si autogiustifica di fronte a Dio. Ma non solo, e qui l'insegnamento di un teologo, di un professore, anzi di un filosofo come Seifert, che poi ha pagato di persona per queste sue osservazioni, mi è stato molto, molto utile. Non solo, in alcuni punti di Amoris Laetitia, in un punto in particolare, capitolo ottavo, si arriva a sostenere che Dio in determinate circostanze, a seconda di come le si vive soggettivamente, in coscienza, ecco il mito della coscienza, qui sarebbe tutto da affrontare il discorso sulla retta coscienza secondo la lezione di Newman, eccetera, ma può essere Dio stesso che ti chiede di attuare un certo tipo di comportamento anche se in quel momento non in linea con la legge divina. Quindi comportamento peccaminoso, se non è in linea con la legge divina, è moralmente peccaminoso, è peccato. E lì si sostiene che in determinate circostanze può essere Dio che ti chiede di attuare quel comportamento di peccato. Allora voi capite che di fronte ad affermazioni di questo genere, che sono però sempre ammantate con un linguaggio molto molto simpatico, in modo tale che la persona si senta coinvolta, si senta accompagnata, si senta valorizzata, lì sotto passa l'eresia. Lì sotto c'è qualcosa che non funziona. E vedete, guardate, io non sono teologo, non sono filosofo, ma se un semplice umile cristiano, leggendo e rileggendo, si rende conto di questo, vuol dire che davvero qualcosa non va. E allora, di qui lo sconcerto. E di qui l'interrogarsi continuo, che è quasi quotidiano per Don Nicola, per me e per tanti altri amici. Che cosa fare? La decisione, fra l'altro senza mai esserci mai particolarmente consultati, visti, se non in modo molto sporadico, uscire allo scoperto con massima umiltà, senza prosopopea, senza far cadere le nostre parole da chissà quale pulpito, ma schierarsi dalla parte della verità, dalla parte dell'eterna verità sempre insegnata dalla nostra madre Chiesa, e farlo non per pulito, non per il desiderio di creare contrapposizioni con cosa di cui sempre ci accusano i modernisti che oggi parlano di come l'Avvenire, l'Osservatore Romano, ahimè l'Avvenire dove io ho mosso i primi passi come giornalista,
non per fomentare divisioni, non per distruggere la Chiesa come ci dicono costoro, ma per testimoniare la verità, perché qui è in gioco la verità della nostra fede e sono in gioco le nostre anime, il destino delle nostre anime. Allora uscire allo scoperto e farlo ciascuno secondo le proprie competenze, secondo il proprio stile, per cui ecco io da giornalista, da cronista, con un blog che ha mosso i primi passi 2 anni fa e nel corso del tempo ho acquisito una fisionomia sempre più precisa e oggi diciamo che quasi quotidianamente combatto questa battaglia attraverso il blog. E Don Nicola, da liturgista, con i suoi libri bellissimi che vi invito a leggere, perché come andare a messa e non perdere la fede, con i sacramenti non si scherza, sono 2 punti di riferimento veramente imprescindibili. Fra l'altro Don Nicola scrive benissimo, cosa che non è mai di secondaria importanza, e quindi invoglia proprio fare il proprio dovere di testimonianza della verità, con umiltà, senza offendere, senza prevaricare, ma sottolineando e senza voler cadere in questa trappola che i modernisti ci tendono quotidianamente, di volerci portare a un livello di contrapposizione, per cui non valgono più gli argomenti, le idee, ma valgono le etichette. Taci tu che sei tradizionalista, taci tu che sei uno sporco modernista. Così le cose non possono funzionare, ma costoro ci vogliono portare a questo livello di allora il nostro dovere qual è? Quello di continuare ad alzarlo per quanto possibile, ciascuno con le proprie competenze, dandogli qualità e dandogli soprattutto argomentazioni. Questo io per adesso mi fermo qui. Di carne al fuoco ce n'è tanta, ma sicuramente Don Nicola da suo riuscirà a mettere ordine in questo guazzabuglio. Facciamo un applauso. No, no, è una testimonianza la sua che non ha bisogno di contrappunto. Io la lascio proprio così perché è efficace, molto efficace assumerla e meditarla, ecco. Preferisco invece andare un po', come dire, sui contenuti della confusione. Diciamo così. Io ho mandato a Giuseppe il testo, quindi non vi appesantirò con diciamo, la lettura o le citazioni, eccetera, ma vi dirò in breve, anche perché mi piace che poi si dia spazio al dibattito e poi nel dibattito si sa che si approfondiscono di più le cose. Cioè, io riflettendo su questa confusione mi sono chiesto, ecco, dove venisse. Ecco, questa confusione che noi oggi constatiamo nelle parole e anche di pastori, soprattutto di pastori, a cominciare dal primo pastore, diciamo, è una confusione che, diciamo, affonda le radici su degli equivoci o delle deformazioni. Io ne ho individuate almeno 3. Ma giusto per sintesi, c'è una non chiarezza su chi è Gesù Cristo, poi c'è una proprio un misunderstanding, dicono gli inglesi, una incomprensione su che cosa sia e a che cosa serva la Chiesa, e poi diciamo dulcis in fundo c'è uno snaturamento della liturgia, del culto divino. Ecco, io ho queste cose, le ho elencate, poi naturalmente Giuseppe, se riterrà opportuno, sì, potrà darvi il testo, farvelo giungere secondo le modalità che l'associazione Oriente Occidente. Allora, cerco di dire in breve, prima di tutto, diciamo, la confusione su Gesù Cristo. Chiunque conosce il catechismo della Chiesa sa che Gesù è il figlio di Dio.
fatto uomo con un preciso obiettivo, cioè salvare l'umanità dal peccato. L'umanità caduta nel peccato, dall'origine, non si rialza, lo vediamo, non si rialza. Immoralità, corruzioni, rapine, violenze, e chi più ne ha più, guerre. Bene, da questa situazione chi ci solleva? Ecco, il Signore Onnipotente ha pensato nel suo disegno arcano che solo Lui poteva salvarci, e certamente no, non possiamo essere noi, però ci voleva una salvezza attraverso l'umano, quindi non una salvezza distante, ma una salvezza dentro, ecco la carne, la necessità della incarnazione. E quindi, come sappiamo dai Vangeli, Gesù è la parola di Dio, il verbo si dice, quindi la logica, potremmo dire, la ragione, fatta carne per la nostra salvezza dal peccato. Ed è inevitabile che un uomo che comincia seriamente a credere in Gesù Cristo cambia vita. Tant'è vero che Gesù, la parola chiave del suo Vangelo è convertitevi. Convertitevi, questa è la parola. È la parola che io vorrei sentire da cardinali e vescovi quando fanno le proclusioni in occasione delle loro, dei loro raduni. Invece i nostri cardinali e vescovi fanno discorsi politici, parlano di lavoro, parlano di migranti, parlano di disoccupazione, eccetera, tutti affari di cui non sono loro stati chiamati ad occuparsi. Perché se io dovessi fare, a proposito di testimonianza, una testimonianza sulla mia vocazione, io sono stato, mi sono sentito chiamato a fare il prete e non invece il politico o altro, perché sentivo che il Signore mi chiedeva di aiutare gli altri come me a incontrare la verità e a salvarsi, perché è la verità che ci libera, lo ha detto Gesù davanti a Pilato. Ora, che cosa è successo? Sul Gesù Cristo non è che hanno negato che Gesù sia il figlio di Dio, questo non lo sentirei. Sì, se si vanno a leggere dei libri teologici, non so, di Bruno Forte, di Walter Kasper e di altri, chi ha la sfortuna di andare, dico la sfortuna perché sono libri per persone, come si dice, un po' complicate, diciamo, troverà affermazioni discutibili, che però solo chi è addentrato nella teologia riesce a cogliere. Ma non sappiamo, dice Bruno Forte in un libro suo, se Gesù veramente risorto, probabilmente sono stati i suoi discepoli che, come si dice, elettrizzati, hanno visto il sepolcro vuoto e hanno detto, dice, beh, questo qui è risorto. Io ricordo che anni fa, passati già 10 anni, un mio studente aveva trovato questo passaggio nel suo libro e me lo venne a sottoporre e disse, ma Don Nicola, ma veda qua così colà, io che francamente non avevo letto, vidi questo e dico, ma certo è vero, sì, se questo non afferma che praticamente la risurrezione è una suggestione dei discepoli. Naturalmente se glielo andasse a chiedere apertamente mi direbbe che non è lui l'autore, diciamo, seppe di questo, perché aveva letto, io scrissi poi un articolo su questo punto che fu pubblicato su una rivista in Medio Oriente, e lui poi, che evidentemente l'autore aveva letto l'articolo, in occasione proprio del sinodo mi si avvicinò e dice, ah, ma lui ha scritto questo articolo, ho saputo, ma me lo manderebbe. Anche io poi non l'avevo più mandato. Ma perché ho voluto raccontare questo particolare? Perché su Gesù Cristo, negli ultimi decenni, si è prodotta tutta una letteratura, che peraltro pesca all'indietro anche nel secolo scorso, il 19esimo, eccetera, che più o meno ridimensiona la portata, diciamo, potremmo dire epocale,
dell'avvenimento di Cristo e lo si equipara più o meno ad altri personaggi, a Buddha, Maometto, ma sì, più o meno ogni religione ha la sua, quella. Mi hanno raccontato, forse lo sapete, un episodio del cardinale Giacomo Biffi che a Bologna fu invitato a inaugurare un presepe, il presepe dei Netturbini, e vide che sul presepe aveva messo insieme a Gesù Bambino Buddha, Maometto, Confucio e altri. Lui si avvicinò, poi con la sua ironia proverbiale, prima di benedire, chiamò, dice, chi è che ha postato a preparare il presepe, e dice, dice, guardi che Gesù Cristo è un Dio geloso, non ama concorrenti, fece togliere i pupazzetti che c'erano, e poi si apprestò a fare la benedizione. Però questo episodio, come dire, dimostra che tipo di pensiero si è infiltrato anche nei sacerdoti. E quindi immaginate la gente comune che partecipa ad una messa, che ascolta queste cose, non avendo tutti gli strumenti. E qui voglio dire un'altra cosa: negli ultimi decenni il catechismo è stato distrutto. Cosa intendo per catechismo? Intendo quel piccolissimo opuscolo fatto di domande e di risposte brevi, che ti permettevano in poco, come si fa quando si fanno i test per la guida, la scuola guida, di sapere tutto quello che devi sapere. Come è noto, hanno fatto catechismi faraginosi, che poi alla fine, quando vai a chiedere a un bambino chi è Gesù, ti risponde: è un amico, è un amico. Allora, con questo tipo di operazione possiamo immaginare che la confusione su Gesù Cristo, che poi è, come dire, la chiave di tutto, perché senza Gesù Cristo noi non saremmo nemmeno cristiani e non sapremo nemmeno cosa andare a proporre nel mondo, perché noi in fin dei conti dobbiamo proporre nel mondo quello che Gesù stesso è stato, è e vuole. Quindi, prima questione, Gesù. Seconda questione. Tra l'altro io cito Santa Teresa d'Avila, la quale in un bellissimo brano dice: guardate che senza la sacratissima umanità di Gesù Cristo noi non possiamo sperare di ricevere nulla da Dio. Ma la ragione qual è? Perché se Dio ha scelto questa via, Gesù ha detto: io sono la via, allora come possiamo noi presumere che ce ne sia un'altra migliore? Allora giudicate voi oggi, con tutta sta storia delle religioni, ma tanto sì, le varie religioni sono dignitose, più o meno vanno rispettate, perché no, noi poi non sappiamo Dio che cosa veramente gli voglia, come possiamo sapere, insomma tutta una sorta di retrocessione a prima che Gesù Cristo venisse nel mondo. Potremmo dire che siamo in un'epoca prima di Cristo. La seconda questione, la Chiesa. Allora, recentemente il cardinale Sarà ha detto: la Chiesa si è gravemente sbagliata per quanto riguarda la natura della sua vera crisi, se pensa che la sua missione essenziale sia di offrire soluzione a tutti i problemi politici in materia di giustizia, di pace, di povertà, di accoglienza dei migranti, eccetera, trascurando l'evangelizzazione. Ora, si commenta da sé e nasce la domanda: ma Gesù Cristo perché ha voluto fondare la Chiesa? Perché è dalla risposta a questa domanda che si comprende la natura della Chiesa, a partire dalle parole che Gesù stesso ha lasciato nei Vangeli,
sperando che non ci sia nessuno che dica che a quell'epoca non c'era il registro, e quindi chiaramente noi non lo possiamo sapere, sapete che c'è stata questa affermazione. Allora la Chiesa è voluta da Cristo con questa specifica destinazione: andate in tutto il mondo, fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è questa la missione della Chiesa, tant'è vero che nella storia della Chiesa noi abbiamo varie epoche di evangelizzazione, per cui la Chiesa ha sentito la urgenza di far conoscere Gesù, perché questo è il punto. Far conoscere Gesù equivale a, come l'equazione, a salvare l'umanità. Questo è il punto, perché non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati. Ora, per averlo detto, un apostolo come Pietro, in un tempo in cui erano circondati da un mare di paganesimo all'epoca, quindi la negazione totale di ogni possibile, come dire, via di scampo, beh, insomma, noi dovremmo dire, però ci sono riusciti, malgrado tre secoli quasi di persecuzione, alla fine ci sono riusciti a far capire al nel mondo allora conosciuto che senza Gesù Cristo non c'è salvezza. Noi vorremmo sentire dai pastori della Chiesa, a cominciare dal successore di Pietro, questo annuncio continuo, permanente, perché Gesù per questo ha istituito la Chiesa, perché si potesse annunciare ai quattro venti questa verità, che non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati. Quando diciamo salvati, capiamo cosa ci intendiamo, cosa intendiamo, cioè il peccato, la morte soprattutto, per non dire la sofferenza, il senso della sofferenza. Oggi non si capisce più il senso della sofferenza. Avete visto cosa è successo col bambino, con Charlie Gard? Cioè non si capisce più che senso ha la sofferenza, anzi possibilmente bisogna fare di tutto per abolirla. Quando Gesù Cristo ha sofferto e ci ha detto che attraverso la sofferenza l'uomo salva se stesso e salva il mondo, quindi persino abbiamo smarrito il senso della sofferenza, per non dire il senso dell'amore, il senso della libertà, eccetera. Allora il secondo punto di grave confusione: oggi per molti la Chiesa è una grande agenzia umanitaria che deve fare concorrenza all'ONU, all'UNESCO, eccetera eccetera. Mi pare che l'altro giorno Galli della Loggia abbia fatto un editoriale in cui dice più o meno questo, con le parole sue, forse l'avete letto, vedo, e quindi non devo aggiungere altro. Allora, ma possibile che Gesù Cristo volesse una cosa del genere per la Chiesa? È chiaro che la Chiesa in questa maniera, come ha detto benissimo il dottor Valli, finisce per convincere in qualche maniera o confermare i lontani e per perdere i vicini, perché è chiaro che quelli che sono lontani dalla Chiesa vogliono solo sentirsi dire che il modo di vivere loro è giusto. Quindi quando sentono un prete che dice si può anche convivere, ma scusatemi, io la prima cosa che direi al prete: scusami, ma tu ti sei fatto prete per celebrare il sacramento del matrimonio, allora è il contrario di quello per cui tu sei prete, cioè è una questione anche di logica. Vengo al terzo ed ultimo punto, che sono proprio i sacramenti. Vedete, i sacramenti si sono ridotti a delle cerimonie indubbiamente ancora attraenti, ma ultimamente non svelano il loro segno. Che uno potrebbe domandarsi: ma Gesù Cristo perché ha detto ai suoi battezzate, guarite i malati, rimettete i peccati, servite l'umanità attraverso un servizio in cui dovete testimoniare di amarvi gli uni gli altri come io vi ho amato?
predicate l'amore. Cioè, queste sono le parole a cui Gesù ha fatto seguire degli strumenti, ha dato, come a me piace questa immagine, dei farmaci. Sapete come i farmaci salva vita? Ecco, che sono i sacramenti. Tant'è vero che gli antichi padri chiamavano l'Eucaristia addirittura il farmaco dell'immortalità. Infatti, quando sento lo slogan che dice solo alla morte non c'è rimedio, io dico no, anche alla morte Gesù Cristo ha trovato un rimedio. Quale? La risurrezione. E l'Eucaristia è lo strumento per la risurrezione. Tant'è vero che i padri chiamano l'Eucaristia farmaco di immortalità. Dunque, questi farmaci speciali sono essenziali. Cioè, Gesù Cristo ha lasciato in deposito alla Chiesa i mezzi di salvezza, non ha solo predicato la salvezza, ma ha lasciato i mezzi. Tant'è vero che i sacramenti nella teologia sono chiamati i mezzi, gli strumenti della salvezza, attraverso cui la Chiesa porta la salvezza. Ora, noi sappiamo bene che i sacramenti vengono amministrati, cioè cosa vuol dire amministrati? Sono un patrimonio che chiede di essere amministrato, e come tutti i patrimoni va salvaguardato, per evitare che venga sperperato, che venga disperso, che finisca, come dire, per ritorcersi nel contrario. E allora ecco, vengo qui. Tutti noi sappiamo che i farmaci hanno delle controindicazioni. I farmaci, sapete, sono dal greco dei veleni, e anche. Quindi, se uno non sta attento, può avvelenarsi. Deve essere attento alle controindicazioni, deve leggere il foglietto illustrativo, deve prenderli in determinati momenti, a digiuno, non so, oppure dopo i pasti, oppure a una certa distanza. No, conosciamo questa roba. Tale quale per i sacramenti. I sacramenti non si possono prendere comunque, da chiunque, in qualsiasi circostanza, ma vanno assunti con le indicazioni. E veniamo a quello che si stava appena dicendo: sacramento del matrimonio, sacramento dell'Eucaristia, sacramento della penitenza. Quante volte è capitato a me, da prete, di essere avvicinato da persone che dopo anni che vivevano con altre donne senza aver concluso nulla, perché quell'illusione che cambiando di partner si risolve il problema. Io dico sempre, non deve cambiare il partner, devi cambiare tu, perché se cambi tu, allora forse è possibile che cambia la vita. Ma se tu credi che cambiando persona hai risolto il problema, è una grande illusione. Quante volte avvicinato ho dovuto dire, con tutto il tatto, il garbo possibile, non credete a quelli che dicono che siamo stati rigidi, siamo stati comprensivi. L'abbiamo sempre fatto con comprensione, e queste persone hanno apprezzato quando il prete diceva: guarda, purtroppo non ti posso dare la soluzione, o non puoi fare la comunione. Capisco, comprendo, ti dico anche qual è l'errore a monte della tua situazione, che per carità posso comprendere, non puoi riuscire del tutto a risolvere, perché capite, dopo una vita vissuta in una certa maniera, ecco perché il farmaco dell'Eucaristia, per fare bene, per non avvelenare, possono prenderlo quei cristiani che, pur avendo contratto un secondo matrimonio e trovandosi in una situazione irreversibile, perché nel frattempo hanno avuto dei figli, o perché si sono verificati altri mutamenti nella vita dell'altro, del primo coniuge, eccetera, si astengono dai rapporti coniugali. Cioè vivono come fratelli e sorelle. Perché? Perché il rapporto coniugale è la espressione compiuta del coniugio, cioè del legame, del vincolo
è questo che oggi in una società che ha dissociato, ha separato la sessualità dall'amore, non si riesce a capire. Ecco perché oggi stiamo subendo la pena di quello che chiamano il femminicidio, eccetera, perché avendo dissociato l'amore dalla sessualità, chiunque crede di poter fare sesso senza amare. E quindi, poiché, come dice l'Apostolo, volete possedere, possedete male, e siccome non ottenete quello che possedete, uccidete. Lo dice l'Apostolo questo, lo dice San Paolo. È quello che stiamo vedendo. I ragazzi, ormai narcotizzati da questa idea del sesso senza amore, senza vincolo, senza prima fidanzarti, senza prima fare la sperimentazione. Io a volte dico ai ragazzi: scusa, ma il concessionario dell'automobile ti darebbe un'automobile nuova, è vero, così la usi 1, 2, 3 mesi, poi gliela porti dopo averla usata quasi che fosse come nuova, non ti fa prendere nessun impegno, non ti dà nessuna impegnativa? No, certamente. Bene, e tu credi di poter avere una ragazza, fare tutto quello che vuoi, poi a un certo punto la lasci, dici: ma adesso non mi serve più, passo ad un'altra. Ecco, vedete dove siamo. Ecco perché bisogna ricomprendere la natura dei sacramenti. I sacramenti sono dei farmaci speciali che il Signore ha affidato in amministrazione, sottolineo questo, la Chiesa non è la padrona dei sacramenti, è semplicemente un'amministratrice tramite i suoi ministri, i suoi pastori. Ecco perché oggi c'è, come dire, questa confusione che tocca persino i sacramenti, e quindi la natura stessa di essi è dell'ambito nei quali essi sono amministrati, gli ambiti nei quali essi sono amministrati, che è l'ambito della liturgia, che viene chiamata liturgia. La liturgia è la stessa cosa che viene i sacramenti, eccetera. Allora è chiaro che quando i sacramenti sono ritenuti come dire dei riti, delle cerimonie che io posso tranquillamente gestire come voglio, cambiare, togliere, mettere, aggiungere quello che mi pare, allora perdono la loro efficacia, perché i sacramenti hanno un'efficacia che però dipende dall'assunzione con i criteri della validità, proprio come avviene per i farmaci. Ma se tu mi cambi la formula dei sacramenti, se invece di dire questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, mi dici questo è il mio corpo dato per voi, come hanno fatto una messa a Verona, quella messa non è valida e quello non è un sacramento, è una finzione. Queste cose i preti le dovrebbero sapere bene, perché dovrebbero averle studiate, almeno si spera, nei manuali di teologia. Non è sicuro, però, a motivo di quello che ho detto prima. Allora ci troviamo invece dinanzi a una deformazione anche a riguardo dei sacramenti. Concludendo, mettete insieme la confusione su Cristo, la confusione sulla Chiesa e la confusione sulla natura della liturgia, ovvero sui sacramenti, e allora si capisce perché siamo nella confusione, perché alla radice di tutto c'è questa, in coloro che ovviamente hanno più responsabilità, cioè soprattutto sui pastori, i teologi, i professori, i docenti, gli insegnanti delle facoltà, degli istituti, hanno più responsabilità evidentemente, perché loro hanno, come si dice, le leve del potere in mano. Perciò Gesù se la prendeva molto con i dottori della legge, ma non perché, come dire, fosse contro la legge, come qualcuno, il mio amico prete, dice: io da un po' di tempo sto amando molto i farisei, mi dice sempre. Dice: ma Gesù non è che era contro i farisei o contro i dottori della legge perché erano ligi a ricordare i comandamenti divini, eccetera. No, semplicemente lui stigmatizzava, è vero, in essi il fatto che avevano in mano le chiavi e le, come dire,
le giravano e le voltavano al loro piacimento, onde far entrare o non entrare quelli che loro, a loro piaceva. E naturalmente questo al Signore non andava, perché dice: voi dovete fare in modo che tutti possano entrare comprendendo appieno ciò per cui il Signore ha dato la legge divina. Gesù non è venuto, l'ha detto più volte, ad abolire la legge, è venuta a darle compimento perfetto, come? Attraverso la sua incarnazione. Per cui quel Dio che poteva essere percepito lontano dall'uomo era in mezzo a noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco, non voglio aggiungere altro. Naturalmente nel dibattito chiunque avesse da correggere, criticare o aggiungere è benvenuto. Faccio... Sì. Scusa, volevo chiedere una cosa ai nostri due amici relatori, poi dopo ti lascio questo perché ho detto punti. Un punto di vista sulla correzione filiale, che è un passo in avanti in più rispetto ai dubbi, forse no? Potete dirmi cosa ne pensate? Sì. La correzione filiale che è uscita il 24 settembre, che continua a ricevere adesioni, e bisogna distinguere tra la correzione stretto senso, che è aperta soltanto alla sottoscrizione di persone particolarmente autorevoli, quindi sacerdoti, religiosi, teologi, filosofi, cioè che abbiano titoli, e poi ce ne sono altre a supporto, e queste altre già incominciamo a essere nell'ordine delle migliaia di adesioni. È un documento che mette il dito nella piaga di Amoris Laetitia, un po' quello che si diceva all'inizio, cioè il soggettivismo latente e addirittura la tendenza ad arrivare a giustificare in certi casi in nome della, di una non retta coscienza, ma di una coscienza innalzata a supremo tribunale al posto della legge divina, addirittura a legittimare il peccato. E, iniziativa secondo me importante, perché dà voce e dà struttura teologica, filosofica a questioni, ad aspetti che tanti di noi vivono e che magari non sanno esprimere in termini altrettanto precisi. Alcuni amici mi dicono: forse non era il caso, perché in questo modo si rischia di cadere nel tranello di quella contrapposizione, no? Di cui si diceva, e c'è anche il rischio, mi diceva ieri un altro amico, di mortificare forse il Papa. Io non lo so, non ho mai preso in considerazione quest'ultimo aspetto. Spontaneamente mi sono sempre sentito solidale con coloro che hanno scritto la correzione, così come con i cardinali dei dubbi prima, con i quali era iniziata anche una bella consuetudine, poi purtroppo due di loro ci hanno lasciato. Credo che tutto ciò che contribuisce a fare chiarezza in modo autorevole, in modo con quindi argomentazioni sane, chiare e mettendoci la faccia, sia importante, sia utile. Ecco, non mi piacciono invece quelli che lo fanno in modo subdolo, non chiaro, procedendo per etichette, non per argomenti, e magari senza neppure metterci la faccia. Ecco, questo no. E questo a titolo di risposta sulla correzione, ma gli spunti offerti da Don Nicola sono innumerevoli, vanno ben al di là della possibilità nostra questa sera di affrontarli. Soltanto così un po' a spizzichi alcune suggestioni. Io, come sapete, faccio il cronista di cose religiose da tanti anni, e ho capito che il Papa esprime veramente, non soltanto questo Papa, anche gli altri, ma esprimono veramente ciò che hanno nel cuore quando parlano, senza un testo scritto, ovviamente, e lì si lasciano andare di più. E io ho in mente in particolare due discorsi che Francesco ha improvvisato e che mi hanno lasciato non soltanto sconcertato, ma costernato.
fra i tanti che si potrebbero citare, uno famoso è quando nella Chiesa Luterana di Roma non ha saputo dare risposta al problema della intercomunione, alla fine la sostanza della sua risposta è che ognuno faccia come gli pare. E questo un Papa non può arrivare a sostenerlo, ma qui c'è di mezzo anche una svalutazione della figura papale e del suo magistero che è estremamente preoccupante. Ma al di là di questo e di interviste, discorsi sul genere, io ricordo in particolare un discorso ai Cresimandi nello stadio di San Siro, in una, per la vista a Milano, nella mia Milano, una cornice bellissima, 80.000 ragazzini che acclamavano il Papa, lo stadio pienissimo, gli fanno delle domande, lui risponde a braccio, e qual è il succo? La notizia che poi noi cronisti abbiamo tirato fuori, l'appello del Papa no al bullismo. Voi capite, Don Nicola, qui siamo al livello delle famose prolusioni dei presidenti della CEI che si occupano di politica, fanno i sociologi, ma dico, hai questa occasione stupenda di poter parlare a 80.000 ragazzini delle Cresime, sono persone in piena formazione, e ai loro catechisti, e l'appello che senti di dover lanciare è: mi raccomando, no al bullismo, e lo ha ripetuto 3 volte. Cioè, qui c'è qualcosa che non funziona davvero, e vedete, ci si sente sempre un po' a disagio, no? Perché siamo nati e cresciuti in una chiesa che ti dice rispetta, 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 ma a un certo punto voglio dire una parola su Gesù, certo, una parola su Gesù, sulla tua vita di fede, la vogliamo dire in un'occasione di quel genere, o il messaggio è no al bullismo? Seconda occasione a cui faccio riferimento, discorso agli universitari di Roma 3, qui siamo a livello di persone più grandi, di nuovo il Papa improvvisa, nell'intero discorso non appare mai la parola Gesù, non appare mai la parola Dio, ed è il Papa che parla, e di nuovo fa sociologia. Allora mi chiedo, ma in che modo tu stai interpretando il tuo ufficio di successore di Pietro? E, ripeto, nasce il disagio nel porre queste domande, per il rispetto che si ha verso il successore di Pietro, ma non possiamo non porci queste domande, in tutta sincerità, per il bene della Chiesa, per il bene della fede, per il bene che vogliamo alla verità, per l'omaggio che dobbiamo alla verità. Vedete, Don Nicola ha parlato dei sacramenti, noi dobbiamo dire che la prossima tappa del confronto sarà l'Eucaristia, si sta già lavorando su questo, schiere di teologi o presunti tali sono al lavoro su questo. E lì si giocherà una battaglia, credo, decisiva. Che cosa vogliamo fare dell'Eucaristia? Allora c'è, adesso semplifico in modo terribile, mi dovete scusare, ma c'è tutto un filone che sostiene che dobbiamo arrivare a una sorta di pasto conviviale aperto a tutti. Questa cena che si faceva ai tempi di Gesù e che dobbiamo fare anche noi adesso e che implica l'apertura a tutti, perché la cosa importante è che più persone partecipano, più ci sono al banchetto meglio è. E quindi niente più, come dire, filtri per accedervi, discorso sulla penitenza. Pensiamo soltanto al battesimo, che cosa vuol dire il battesimo in termini di cammino, di avvicinamento all'Eucaristia. Non per niente la Chiesa ha sempre posto il battistero all'esterno, perché proprio fisicamente doveva trattarsi di un cammino di avvicinamento del catecumeno. Ora, ecco, già la teologia pone in evidenza questa tendenza a fare invece un pasto da consumare insieme, in comunità, e
e l'accento è messo su questo essere insieme, su questo essere comunità ampia, aggregatrice, accogliente, con l'altra parola, perché poi le rivoluzioni si fanno sempre attraverso le parole, no? Qui bisognerebbe stilare un vocabolario della Chiesa modernista, questo mito dell'accoglienza. E quindi la quantità di partecipanti al banchetto. Io ovviamente su questo stimolo Don Nicola, perché chi meglio di lui può aiutarci. Ma proseguendo sempre in modo così molto confuso, vogliamo parlare della liturgia. Che cosa è ridotta oggi in molti casi la liturgia nelle nostre chiese? Io vivo a Roma, la città del Papa, la città del Vaticano, a pochi chilometri da San Pietro. Vi assicuro che possiamo assistere, partecipare a messe che di cattolico hanno ben poco, nelle quali la liturgia è stravolta, ma soprattutto è impoverita, è mortificata, perché vi si trova soltanto il protagonismo del celebrante, vi si trova una partecipazione, come dire, di tipo televisivo da parte dei fedeli presenti, che sono invitati all'applauso, che sono invitati a intervenire. C'è questa svalutazione totale della liturgia, che è il riflesso e lo specchio di un impoverimento interiore e di una svendita della fede ai modelli imperanti che ci sono dettati in massima parte dai mass media. Io, ecco, quando vedo questo prete con il microfono in mano, che è sempre più simile a un telecronista, addirittura durante i battesimi amministra ma nello stesso tempo spiega, è didascalico e fa la telecronaca, e per me questo è inaccettabile. Non c'è più distinzione tra lo spazio del sacro e lo spazio non sacro di tutti i giorni, tra il tempo dedicato a Dio e il tempo normale della quotidianità. Tutto è ormai mescolato, e anche dentro la Chiesa, anche dentro la liturgia, si tende a comportarsi come ci si comporta fuori. Le persone entrano in Chiesa, non si genuflettono, fanno un segno della croce tipo sgorbio e si mettono a chiacchierare con il vicino. Poi vogliamo parlare di che cosa è diventato lo scambio della pace, movimenti, persone, bambini che arrivano, che se ne vanno, lo scambio della pace che va ben oltre lo spicchio di tempo che gli dovrebbe essere dedicato. Ma insomma, vere e proprie profanazioni, all'insegna di che cosa? All'insegna dell'uomo che celebra se stesso e non più che va ad ascoltare la parola di Dio e che celebra nostro Signore morto in croce e risorto per noi, per redimerci dai nostri peccati. È la centralità assoluta dell'uomo, è il trionfo dell'uomo che si pone sull'altare. Si è parlato della preparazione dei preti, e altro elemento di sconcerto: preti che vengono da me, ma dico non perché sono io, ma ve lo riferisco come dato di cronaca, e che chiedono cosa dobbiamo fare e quali sono i problemi. Voglio dire, ma questo è veramente un mondo rovesciato, dovrei essere io che vengo da voi a chiedere, no? Ispirazione, indicazioni, illuminazione. No, si rivolgono al laico e chiedono. Allora vuol dire che questi preti escono. Come escono dal seminario? Non so, lo chiedo a lei una cosa. Ho l'impressione che escano senza aver fatto filosofia cristiana, avendo fatto una teologia approssimativa. Questa è l'impressione che danno. Non so se poi, ovviamente, da regione a regione, da seminario a seminario le cose cambiano, ma il livello è sconcertante. E soprattutto, ecco, questa idea per cui l'importante è aggregare. Sono venuto a portare la spada, no? Io non lo so. Si tratta di tornare proprio a un ABC che sembra del tutto dimenticato nel giro di pochi anni, di pochi decenni. L'aggregazione, la comunità, lì di nuovo l'uomo al centro, sempre l'uomo al centro.
le parole d'ordine, le parole d'ordine di una pochezza sconcertante. Il Papa dice che dalle periferie si vede meglio, dalle periferie si vede meglio. Ci ne fosse uno che mi dice: ma perché dalle periferie si vede meglio? Da quali periferie? Che cose esistenziali. Esistenziali, ma che cosa vedi meglio? È adorando nostro Signore semmai che si vede meglio, ma che importanza può avere la periferia nella quale mi colloco io, o la centralità urbana o interurbana o suburbana? Veramente le parole d'ordine, la dogana pastorale, non dobbiamo essere dogana pastorale. Perché non dobbiamo essere dogana? Ma parlavo prima di filtri, non è vero che siamo ammessi tutti indiscriminatamente al banchetto. E occorre fare un percorso di conversione. E no, volendo forzare un po', noi siamo anche dogana, dobbiamo essere anche alla dogana. Ti chiedono chi sei, cosa fai, dove vai, che cosa porti con te. Certo. Noi dobbiamo essere anche questo, altrimenti tutto si appiattisce, tutto si confonde, siamo tutti uguali. Ecco, non c'è quando chi sono io per giudicare. Ecco. Chi sono io per giudicare? È anche vero che lì noi giornalisti abbiamo manipolato un po', perché ci fermiamo sempre a chi sono io per giudicare, ma andiamo avanti. Lui ha detto anche se sono gay, sono di buona volontà, ricerco Cristo. Vabbè, e questa è una buona cosa, la ricerca. Ma voglio dire anche questo: chi sono io per giudicare? Ma la fede è un giudizio. La nostra fede è che cos'è se non un giudizio sulla vita, sull'esistenza, su tutto? Giudicare ovviamente non nel senso di condannare i nostri fratelli, non nel senso di sentirci superiori, questo no, mai, ma è giudizio. Io rivendico il diritto dovere di giudicare. Se non giudico alla luce della mia fede, ma che tipo di fede è la mia? E vogliamo parlare di questo predominio della pastorale, la pastorale che va fatta nel discernimento. Queste parole d'ordine veramente hanno raggiunto, sono insopportabili ormai, lasciatemelo dire. Ma che pastorale può mai essere quella che avviene in mancanza di una dottrina che la innerva, che le fa da fondamento? La pastorale di per sé è una prassi. Se non l'appoggio su un credo vissuto, frutto di conversione, che pastorale posso fare? Mi riduco ad agente sociale? Ma sono cose talmente evidenti che sembra anche strano doverle ripetere, dirci, ma siamo arrivati a questi livelli. E infine, la parola del Papa, la figura stessa del Papa. Io vivo da laico in un ambiente in massima parte di non credenti, non soltanto di non cattolici, ma di non credenti, come può essere quello del giornalismo, di persone che sono, anzi, si ritengono molto progressiste, e noto che proprio tra queste persone il punto di riferimento è diventato il Papa. Non hanno più le ideologie, non hanno più i partiti, non hanno più nulla. Si sono dissolti tutti i miti nei quali hanno vissuto le loro stagioni più belle, e ora hanno questo punto di riferimento, il Papa. Perché chi doveva? Perché il Papa ti entusiasma? Perché lui parla veramente a tutti, perché lui difende i diritti. Allora, è questo il compito numero uno del successore di Pietro? O non sono, o Pietro non è venuto forse? Pietro non è stato forse chiesto di essere Pietro per edificare la Chiesa e per quell'opera di evangelizzazione di cui ci parlava Don Nicola? Ma queste persone entusiaste della figura papale e del suo insegnamento ignorano completamente questi compiti istituzionali, e che la figura del Papa è figura di servizio, a servizio della Chiesa. Viene innalzato su un piedistallo e diventa protagonista della scena mediatica. In gran parte riempie un vuoto, ma lo riempie
al prezzo di non essere più se stesso. Fa sociologia, fa economia, fa politica, ma non conferma i fratelli nella fede. E infatti i fratelli sono sempre più sconcertati. Ora, dire queste cose implica un prezzo, sapete, dovete, nessuno di noi lo fa a cuor leggero. Nessuno di noi è contento di dover essere costretto a dirci queste cose. E pensate la situazione di uno come me che vive a due passi dal Vaticano, frequenta il Vaticano, fa il vaticanista della principale testata televisiva italiana, ma non può non dire ciò che pensa e manifestare il proprio sconcerto. Allora che cosa succede? Cade su di te la mannaia e l'accusa di fondamentalismo. Taci tu che sei diventato un fondamentalista, taci tu che sei diventato un tradizionalista e chissà per quali motivi lo stai facendo, avrai sicuramente i tuoi interessi, perché poi non viene concepita l'idea che uno possa solo far funzionare quei pochi neuroni che ha in testa e interrogarsi sulla verità. Ci deve essere per forza un tornaconto. Allora cade la mannaia, cade questa voglia di classificare, no? In mancanza di argomentazioni, ma ci vogliamo confrontare sulle cose, sulla verità, sugli insegnamenti, su ciò che conta veramente, tornando all'ABC, catechismo di cui si diceva prima. Mia moglie fa la catechista da tanti anni nella nostra parrocchia. Questi bambini non sanno nulla di nulla di nulla, ma non sanno nulla neppure i loro genitori. È tutto un mondo da rievangelizzare, altro che missioni in terre lontane. La terra lontana è il nostro quartiere, a Roma, a due passi dal Vaticano. Non sanno nulla, ma non riescono neppure a capire le parole. Si tratta di partire dal segno della croce, ma mia moglie dice sempre, si può fare, se tu ci credi, se comunichi questo tuo crederci, che poi diventa entusiasmo, diventa gioia verso l'altro, si può fare, perché è la fede che smuove le montagne, non sono i codici, non sono i manuali di catechismo che possono essere bellissimi, ma è la fede che tu testimoni con la tua vita, con il tuo essere, con il tuo sguardo. Allora i bambini ti seguono e capiscono l'importanza della preghiera. E mia moglie dice sempre, magari questi bambini se ne andranno, non frequenteranno più la chiesa, ma nel momento della difficoltà, nel momento del bisogno, diranno una preghiera e sarà quella che io ho insegnato loro. Insomma, don Nicola, viviamo in un mondo rovesciato. E mi fermo qui, sono stato troppo lungo e mi scuso. Resta sullo sfondo la domanda: perché succede tutto questo? Perché il Papa dice, parla in un certo modo, si comporta in un certo modo? Perché i cardinali fanno così? Perché i signori vescovi non alzano la mano finalmente per parlare di qualcosa di veramente riguardante la fede, non la sociologia? Perché? Perché abbiamo preso questa strada? Io credo, non lo so, non ho una risposta, ma io credo che alla base di tutto ci sia il desiderio di piacere. Mi fermo subito e vi lascio la parola. Dopo che ha parlato Monsignor Busso, ecco, quindi Don Nicola, adesso è il turno di Don Nicola. Voglio dire che la preoccupazione fondamentale, io lo dico a tutti, a cominciare da me, noi sappiamo qual è il pensiero cattolico, perché questo è il punto. Se noi ci riteniamo cattolici, dobbiamo sapere cosa vuol dire essere cattolici. Per essere cattolici, lo dico così con una battuta, basterebbe conoscere il catechismo. E quindi chi di noi non conoscesse il catechismo deve prima studiarlo e poi potrebbe dire, vediamo un po' quello che io penso è cattolico. Io per esempio oggi ho preso tre punti: Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti. Sono tre punti che stanno nel catechismo, anzi quasi tre parti. Allora,
Quello che ho detto non è un mio pensiero, per inteso, è quello che dice il catechismo. E quindi se uno non condivide questo, vuol dire che non è cattolico, o quantomeno ha delle lacune, ha dei vuoti che dovrebbe cercare di riempire. E quindi soltanto conoscendo qual è il pensiero cattolico, uno può anche poi paragonarlo con altre idee, ideologie, slogan, eccetera. Quindi guardate che la questione è molto delicata. La correzione di cui poc'anzi mi chiedeva un parere Giuseppe Possedoni è nata dal fatto che all'inizio 40, adesso sono molti di più, persone che conoscono bene qual è il catechismo, qual è la dottrina, qual è la teologia, la filosofia cattolica, la morale cattolica, hanno posto queste domande dicendo: ma noi qui notiamo che in un documento, e non solo, ma anche in atti, in parole, in omissioni, notiamo che questa verità cattolica non c'è. Allora, che facciamo? Cambiamo il catechismo? Cambiamo, non so, il manuale di base, passatemi questa espressione, perché se noi da piccoli impariamo il catechismo è perché vuol dire che ci vogliono aiutare a essere cristiani cattolici, se no non faremo il catechismo. Direbbe la Chiesa, ognuno s'arrangi come può. Allora, il catechismo ha la funzione di formare dei cristiani cattolici, a partire come quando si va a scuola, no? Alle elementari ci danno i primi elementi per capire qual è l'aritmetica, la grammatica, eccetera. Poi man mano che diventi più grande approfondisci. E così è per il catechismo. Quando sei piccolo hai le nozioni di base, man mano che diventi più grande approfondisci, almeno si spera. Il dottor Valle ha fatto l'esempio della cresima. Se è un ragazzo che viene per la cresima, io non spiego che senso ha il sacramento della cresima, che serve per la testimonianza, il sacramento in cui ricevo lo Spirito Santo, perché devo testimoniare nel mondo Gesù Cristo di fronte a quelli che non lo conoscono, e di che cosa parlo? Di che cosa parliamo? Allora, ecco questo esempio. La correzione nasce ovviamente da persone che si sono sciroppati, diciamo così, questo ponderoso testo che è uscito dal secondo sinodo dei Vescovi, che si chiama Amoris Laetitia, che vuol dire la gioia dell'amore, che appunto vuole esaltare l'importanza dell'amore, della famiglia, eccetera, e che però nello stesso tempo, come ha detto il dottor Valli, da un lato dice una cosa, dall'altra ne fa intendere un'altra. E quindi a quel punto nasce la domanda, ma allora è ambiguo almeno quello che è stato scritto. E allora ecco che questi che sono di tutto il mondo, teologi, storici, filosofi, eccetera, sacerdoti e non laici, hanno coniato queste domande, così come il cardinale aveva fatto delle domande, ponendo, perché non, per chi non lo sa, io che sono nelle congregazioni romane, un fedele, attenzione, un fedele vuol dire chiunque di noi, può, leggendo un testo, ascoltando un'omelia del vescovo, leggendo un'enciclica, avere dei dubbi. E allora che fa? Prende carta e penna e scrive: io ho letto questo e questo, oppure il Papa ha detto questo e questo, ma come la mettiamo? Il Vangelo dice quest'altro. Non so, il Papa Giovanni Paolo II ha detto quest'altro, come mai adesso tu dici il contrario di quello? Non so se sono stato chiaro. Allora sono stati posti degli interrogativi, questo sistema che si chiama del dubium, in alla latina, è assolutamente normale, quindi i cardinali, alcuni tra tanti, perché l'hanno fatto quattro, ma ce n'erano anche altri che avevano gli stessi problemi, hanno posto la domanda. E invece di dare una risposta, come chiunque di noi quando ha un dubbio si attende una risposta, no? Hanno cominciato a
a dire, ah, ma perché, come mai, ma non si fa così, è qui, è là, è su, è giù, insomma, come dire, li hanno demonizzati, un po' come avviene in genere nella politica, che quando non vogliono ammettere una questione dicono, tu sei fascista, allora, tu sei fascista, vabbè, ma mi vuoi rispondere alla domanda che io ti ho posto? Almeno mi dai una risposta, dopodiché può essere che tu abbia ragione, io abbia no, ma almeno dammi una risposta. No, tu sei fascista, catalogato, etichettato ed escluso. Allora, non si può andare avanti così, è chiaro. Meno male che ieri il cardinale segretario di Stato, lo dico per chi non lo sa, interrogato da alcuni giornalisti su quello che sta succedendo, dice, beh, qui come la mettiamo? Qui non si capisce più niente, qua, là. E lui ha detto, quelli che dissentono hanno diritto di essere ascoltati e c'è bisogno che sì, nella Chiesa, all'interno della Chiesa. È inutile che parliamo di dialogo con i musulmani. Se noi tra di noi non possiamo dialogare, non ci possiamo confrontare civilmente, direi pure cristianamente, non ci possiamo correggere, anzi Gesù ha detto che bisogna correggersi, addirittura lui ha indicato la maniera, ha detto se il tuo fratello ha sbagliato tu lo chiami tra te e lui solo e glielo fai notare, come si dice in camera caritatis, se non ti ascolta chiama due testimoni e ridici la cosa, chissà sulla parola di due testimoni ti ascoltasse. Se non ti ascoltasse, manco sulla parola dei tuoi testimoni, dillo pubblicamente. Allora, questo è il metodo che ha indicato Gesù Cristo. Si chiama la correzione fraterna. La parola correzione viene dal latino corrigere, che scomposta si dice cum regere, cioè mantenersi insieme. Una moglie e un marito si correggono, nel senso che si mantengono insieme, ma perché? Perché si dicono le cose che vanno, che non vanno, si perdonano, si aiutano, aiutano a camminare eliminando gli ostacoli. E così deve essere nella Chiesa, direi così dovrebbe essere nel mondo, ma già lì diventa una cosa più difficile. Ma se meno nella Chiesa noi riusciamo a correggerci, e allora no, si chiude la porta in faccia, ci si chiude nel silenzio e non si parla più. E questo sarebbe il dialogo. Parliamo di dialogo con chi? Dovete dialogare con tutti quelli che la pensano diversamente da voi. Bene, allora ci sono dei candidati, dei preti, dei laici che la pensano diversamente. Vogliamo dialogare o no? No, chiuso la porta. Silenzio. Allora è chiaro che siccome non c'è modo migliore per, come dire, affrontare gli ostacoli che discutere, ripeto, con rispetto, bene, allora si è detto discutiamo, aumentiamo il livello della discussione, come si dice, aumentiamo il fuoco, perché alla fine se no succede che quelli si convincono che abbiano ragione solo loro, e no, dobbiamo discutere, ecco il senso della correzione. Adesso discutiamo. Esatto, vogliamo rispondere ai signori, ai due che un attimo sbrighiamo queste due osservazioni, rilievi del signore che è andato via, non ha avuto la pazienza, e poi dopo sei uno per uno. Allora comincia tu per favore, lei. Io sono molto qui incuriosito perché ognuno di noi ha un altro tipo di attività, un lavoro, quindi viene in un consesso di questo tipo per cercare di capire in maniera abbastanza, diciamo, lineare e equilibrata. Quindi ci sono detto un attacco abbastanza forte contro questo corso della Chiesa, sono abbastanza sconcertato, perché io chiaramente penso che nessuno di noi abbia letto Amoris Laetitia, penso io, mio meno no, comunque, però questo fatto di vedere solo, io non l'ho letto, non so quanti di qui hanno avuto tempo, modo e strumenti, però uno si aspetta
di stare di fronte a degli interlocutori che ne sanno chiaramente molto più di noi, però che affrontano un aspetto di questo sconcerto. Lo sconcerto che sta nella sua società è data da questo tipo di società. Cioè non è che perché il Papa parla di bullismo e penso che non abbia detto solo il bullismo, lei che fa il cronista avrà seguito, seguirà sempre, no? Ha colto solo degli aspetti questa sera per attaccare in maniera proprio, no, puntuale questo corso, che invece secondo me e secondo tanti è un grande discorso di apertura. Oh, allora io voglio sapere se lei ha da obiettare a quello che ho detto, cioè io ho parlato di Gesù Cristo, l'idea di Gesù Cristo che io ho e che ho comunicato, che ovviamente viene dal catechismo, corrisponde a quello che lei sente comunicare quando va in chiesa, non so se va a messa eccetera, e così pure l'idea di chiesa corrisponde a quella che lei sente descrivere in chiesa, e così i sacramenti, perché il punto è questo: se uno non ha prima un termine di parte, se uno per esempio in chiesa non ci va, è chiaro che dice ah ma com'è bella questa apertura, è chiaro, non ha mai sentito il catechismo, non sa cosa sono i sacramenti, gli va bene tutto. No, lei non ha fatto in questo senso, l'ha fatto per in qualche modo mettere in scacco quello che è l'attuale impianto, certo, della Chiesa. Certamente, ma perché? Perché ho messo a conto. Questo Papa parla di un Dio, siamo, il vero pericolo è rimanere, le Chiese sono scoperte. Prego, no? Dica, non ci sono le persone nelle Chiese, quindi un Papa che cerca di aggregare. E come? In che maniera? Parlare di un Dio comune. E che non è un Dio comune? Allora lei non ha sentito quello che ho detto. Vabbè, per voi il Dio comune, scusi, qui dobbiamo cercare di capirci, no? Un Papa che parla di un Dio comune, che cosa vuol dire? Il Papa deve parlare di Gesù, perché lui è Papa in quanto. No, lei mi segue in questo, perché è una questione logica. Il problema è l'ISIS che sta fuori dalla porta. Il problema sono gli immigrati. Magari che anche al tempo di Gesù c'erano i disgraziati, i poveracci, ma Cristo non ha risolto questi problemi parlando delle situazioni sociali, ha detto vi dovete convertire, perché guardi, se lei vuole che si eviti lo stupro, lei deve convertire il potenziale stupratore. Come lo converte? Dicendogli vedi che tu devi rendere conto a Dio, vedi che tu devi cambiare il modo di vivere. Non è che lei cambia la situazione degli stupratori facendo le leggi, tant'è vero che più si fanno leggi e più aumentano i delitti. Allora ecco perché le dicevo, qui dobbiamo intenderci, cioè qual è la ragione per cui Gesù Cristo è venuto nel mondo? Mica è venuto per risolvere i problemi del suo tempo, i problemi sociali. Cristo non ha risolto nessun problema sociale del suo tempo, ha predicato all'uomo che se non si avvicina a Dio, se non si converte a Dio, non si salva. Allora, una persona che è cristiana cattolica, se non ha capito questo, vuol dire che qualche cosa, non è, come dire, nella formazione manca. Ecco. Vabbè, scusate, lei come si chiama, signore? Qual è il suo nome di battesimo? Io mi chiamo Claudio. Claudio, ecco, volevo proprio chiamarla per nome, così ci sentiamo davvero fratello. A Claudio dico questo, mi sembra che ci sia una netta separazione tra il tipo di argomentazione che usa Don Nicola e il suo. Don Nicola questa sera ci ha aiutato ad andare con una sorta di chirurgo col bisturi a individuare gli aspetti, i nodi nevralgici, i nervi scoperti. Nelle sue argomentazioni, Claudio, io trovo invece quella genericità che va di moda oggi. C'era adesso un attimo, c'era lui che ha alzato la mano, poi dopo lei. Bellissimamente, cioè Bauman, no? Parla di società liquida e purtroppo questo che stiamo vivendo dice tante altre cose che non condivido come sociologo, però dice una cosa che è una società liquida dove è tutto vero e tutto è vero anche il contrario, e purtroppo non è così. Non è che tutto, c'è la canzone di Gianna Nannini che dice tutto vero, però anche il contrario. Non è così, c'è una verità, c'è, e qui bisogna ristabilire un po' la verità. Allora, quando il Papa dice chi sono io per poter dire per giudicare,
lui è il Papa, e essendo il Papa dovrebbe dire invece io sono qui e su alcune cose devo esprimere un giudizio. Questo è il passaggio secondo me fondamentale. C'è una forte reazione a mettere in discussione delle cose che oggi devono invece essere accettate sempre. E invece secondo me la verità vera esiste, non può essere vero tutto e il contrario di tutto. Io mi sono posto il problema, no? Io faccio lo psichiatra e mi sono posto il problema, ma perché il Papa dice questo? Cioè cosa c'è di... come ragiona lui? Non tanto come ragioniamo noi, come ragiona lui? Ho cercato, è uno sforzo ovviamente il mio del tutto limitato, del tutto... Io credo, ognuno di noi è portatore della sua storia, cioè della sua storia, della sua infanzia, della sua famiglia, del luogo dove vive, delle scuole che ha fatto, della professione. Il Papa quando dice io vengo dalla fine del mondo, no? Io vengo da lontanissimo, alla fine del mondo, dall'Argentina, cioè, porta dentro la sua storia. E questa storia secondo me lo sta tantissimo condizionando, perché la sua storia è una storia, lui viene dalla fine del mondo, è una zona dove l'ingiustizia era per certi periodi, per certe fasi, trionfata tantissimo, no? Le favelas brasiliane, l'Argentina, Buenos Aires. Per cui questo tema per lui è diventato centrale, assolutamente centrale. Io faccio un ragionamento che, come si dice, criticabilissimo, però me lo sono posto. È centrale rispetto a altri temi, quello della verità. Lui rispetto alla verità ritiene che la verità è meno importante. Ho letto varie cose, varie sue, ovviamente sempre ritagli di suoi interventi, in cui però più della verità conta il trionfo sull'ingiustizia, che pure è un tema importantissimo, fondamentale, però non è l'unica cosa. E su questo, cioè, lui insiste tantissimo sul problema della giustizia umana, che pure è un tema importantissimo, ma il tema della verità, lui dovrebbe essere il custode della verità. E qui non riesco a capire perché fa così, perché alcune cose sono piaciute credo a tutti, cioè quando lui espone il problema di essere testimone, di vivere in maniera sobria, in maniera dimessa, non fa, queste sono cose che cioè che non si possono tacere le cose che non vanno dentro la Chiesa, cioè queste sono cose che sono credo piaciute universalmente a chi. Però è l'altro aspetto sul quale invece io secondo me... cioè la verità è la verità, poi c'è cioè, l'ingiustizia, c'è cioè, migliorare le condizioni di tutti, accogliere, però questo non può essere l'unica cosa su cui, e su questo io credo che un'avvertenza ci debba essere, perché sennò si rischia di perdere il faro che illumina la via. Però penso anche un'altra cosa, siccome la Chiesa nella sua storia ne ha viste di tutti i colori, veramente ne ha viste di tutti i colori, io credo che questa fase porterà un contributo in un lato positivo e poi passerà, e qualcuno correggerà alcune cose che secondo me sono confuse, superficiali, comunque non fondanti rispetto a tutto il resto, così è un mio contributo, io lo penso sbagliando. Prima c'è il consiglio di forse conviene rispondere, no, c'è il signore Giuseppe, conviene non si risponde alle singole domande. Sì. Per esempio al psichiatra, io la ringrazio, io direi solo questo: mi dispiace che ha dato via quel signore. Molti non sanno chi è il Papa. Paolo VI disse una volta: è morto Montini ed è nato Paolo VI. Quando Bergoglio diventa Papa, non è più Bergoglio, quindi non può portare nel suo ministero le idee sue, perché delle opinioni di Bergoglio a me non interessa nulla. Lui è Papa della Chiesa Cattolica. Come Papa della Chiesa Cattolica lui ha una responsabilità precisa: custodire la verità e far sì che questa continui la sua corsa arricchendosi, dilatandosi, eccetera.
Uno che non sa questo crede che il Papa sia una sorta di anchorman, cioè uno che deve appunto piacere, come diceva, per cui deve trovare tutti i particolari, come dire, ritrovati odierni per essere, come dire, per avere audience, no? Ma il Papa non è questo, come il prete, lo stesso il prete. Il prete è un ministro, diciamo, un ministro di Dio, che vuol dire che lui non deve portare le idee sue, perché delle opinioni sue, come mi disse una volta una signora in confessionale, perché io dopo aver detto alcune cose, dissi, guardi che secondo me, mi dice, guardi, a me non interessa il secondo lei, lei è ministro della Chiesa, lei mi deve dire secondo la Chiesa, non secondo lei, perché sennò che vengo a fare? Allora, guardate, queste cose, molti, a motivo, come ha detto bene lei, questa liquidità a tutti i livelli, non sanno. Ecco perché ci troviamo in questa situazione. Fare, bisogna fare l'ABC di Gesù Cristo, diceva il cardinale Biffi, l'ABC di Cristo, l'ABC della Chiesa, l'ABC dei sacramenti, l'ABC della morale. Questo è il punto. Il Papa è Papa, tant'è che cambia nome. Perché cambia nome? Perché non è più quello che era prima, ma è il Papa della Chiesa, il vicario di Cristo. Quindi lui deve essere molto attento, quando parla, dovrebbe, a dire non le cose sue, le idee sue, l'opinabile, ma a dire la verità, che non è sua, è di un altro. Mi scusi, eh? Il signore lì, poi dopo, un attimo. Volevo fare una... a terra a terra e poi porre una domanda. L'osservazione che voglio fare è questa, che la Chiesa fino ad oggi sul matrimonio, sulla famiglia ha detto certe cose, adesso ne dice il catechismo è cambiato, questo è un fatto, è per questo che io sono sconcertato. Cioè, è inutile che uno si dice c'è una sorta di continuità, una evoluzione. No, il catechismo è cambiato, non c'è niente da fare. Ora io penso che questo nella Chiesa non può succedere. La Chiesa non è uno Stato, un sindacato, un partito politico per cui si adegua ai tempi, no? C'è una legge, poi cambia il tempo, si cambia la legge che abroga la precedente. E questo nella Chiesa non si può fare. Quindi qui qualcuno si sta sbagliando, o si è sbagliato più presto a dire certe cose sull'indissolubilità del matrimonio, per esempio, oppure si sta sbagliando. Io nel mio corso, io mi sono sposato nel 2011, nel mio corso di preparazione al matrimonio venne il sacerdote, poi alla fine, così insomma ci tutti, alla fine uno fece una domanda che fu questa, ma dice, senta, ma le convivenze? E lui disse, ma le convivenze, cosa volete che vi dica? Le convivenze ci sono, l'importante però è volersi bene. Vabbè, e quindi che messaggio passa? Dice, è lo stesso messaggio dell'amoris laetitia, che sicuramente propone una visione diversa della famiglia. Cioè, se io fossi un giovane, no, che si deve sposare, direi, vabbè, volete fare il matrimonio indissolubile, va benissimo, volete fare le convivenze in certi casi, eccetera. Allora io chiedo, qual è il limite, e questo effettivamente non lo so, qual è il limite dell'infallibilità papale? Cosa significa che il Papa, quando parla ex cathedra, dov'è il limite? Come faccio io, povero fedele, che ha una preparazione del catechismo, a capire quando il Papa, e se un Papa si sbaglia, come si fa? Per quello che so io dell'ordinamento canonico, il Papa è l'autorità suprema, non lo si può deporre, non lo si può fare. Come si fa? Come facciamo? E soprattutto chi si sbaglia? Ci siamo sbagliati fino adesso? No? Oppure è questo Papa? Io sono, ecco, in questo senso sono sconcertato,
E soprattutto sono sconcertato anche dalle reazioni scomposte, no? Diciamo, perché io quando cerco di porre queste stesse domande al mio ambiente, vengo assolutamente da, mi danno del fascista, anzi del clero fascista, cosa che veramente non sono mai stata. Ecco, tutto. Grazie. Io solo due parole perché mi interessa molto sentire da Nicola. Circa l'analisi dello psichiatra, volevi ricordare solo che il cardinale Bergoglio era molto diverso per come si comportava e per le cose che diceva da Papa Francesco. Quindi noi solo fino a un certo punto possiamo dire lui prende esperienza da quel mondo e quindi ecco che c'è una discontinuità totale, è cambiato moltissimo, sia negli atteggiamenti, sia lui addirittura passava per conservatore, chiuso, arcigno a Buenos Aires e riceveva accuse in questo senso. Quindi c'è molto da lavorare su questo e noi conosciamo ancora troppo poco, diciamo, della vita precedente di Bergoglio. Questo solo come osservazione. Sul matrimonio e la famiglia. Dunque, adesso Don Nicola mi tirerà le orecchie perché io lo dico da cronista. Ma quando parla ex cathedra il Papa lo deve dire. Deve avvertire i fedeli. Signori, adesso il Papa sta parlando ex cathedra e fate bene attenzione, dalla cattedra. E quindi fa ricorso alla infallibilità. Ma il Papa in epoca moderna non lo fa mai. Non lo fa mai. Tutto ciò che lui dice, insegna e scrive, anche nelle encicliche che sono oggigiorno il livello più elevato di magistero, la forma più elevata di magistero, è opinione e come tale è opinabile. Può essere messa in discussione, può essere motivo di confronto civile, aperto, ovviamente motivato, senza mai scadere nelle accuse, ma è materia di confronto. Adesso Don Nicola mi tirerà le orecchie sicuramente, perché l'ho detto in modo molto sbrigativo. La Chiesa ha cambiato missione. Intanto il catechismo è sempre lì e nessuno l'ha toccato, per fortuna. Formalmente sì. Esatto. Con Amoris Laetitia si prende un orientamento in parte diverso, perché poi Amoris Laetitia è contraddittoria e da un capitolo all'altro sostiene cose diverse, anche perché ci hanno messo mano diverse persone. E che cosa mi preoccupa di più di Amoris Laetitia, mettendomi nei panni dei miei figli, dei giovani soprattutto, mi preoccupa il fatto che là dentro, a parte che nessuno la leggerà, perché come si fa a leggere, questi nostri ragazzi non leggono neanche i libri di 100 pagine, però ammesso che qualcuno arrivi a leggerla, là dentro si trova l'idea, mi corregga ancora con Nicola, che il matrimonio cristiano sia un ideale, addirittura si usa questa espressione ideale che è scorrettissima dal punto di vista che cosa non si raggiungerà mai? Perché Gesù non ci ha mai proposto ideali. Allora si dice che è un ideale bello, nobile, ma forse troppo elevato per l'uomo d'oggi. E allora è che si ripiega, capitolo ottavo, sulle circostanze attenuanti. Insomma, si trova il modo per legittimare il peccato. Ma questo è, se tu mi proponi l'ideale cristiano, che ideale non è, perché è una proposta di vita e di esperienza, e già tu mi dici che è troppo elevato e che quindi bisogna, insomma, in un certo modo sistemarlo, attoncirlo, riportarlo a livello terreno, allora lì che cosa c'è? Lì c'è che nemmeno tu ci credi. Questo è il dramma, signori. Non ci credono nemmeno loro. Questa è la verità. Mi costa tantissimo dirlo, tanto dolore. E mi fanno ridere quelli che dicono, ma tu dici così per piacere, ma scusate, vaticanista del digiuno, volete che io mi metta nei pasticci sostenendo queste posizioni che mi procurano soltanto sofferenza, problemi e anche dal punto di vista molto concreto della mia vita, della mia carriera. Ma io lo dico perché voglio dare testimonianza alla verità.
E allora bisogna tornare ai fondamenti, che cos'è il matrimonio cristiano, che cos'è la sessualità per i cristiani. Bisogna tornare alla filosofia cristiana. Se questo non si fa, non se ne esce più, è il mondo che vince, perché il mondo avrà sempre una proposta più bella, più allettante, sarà sempre un passo davanti alla Chiesa, non se ne uscirà mai. Allora il lavoro, lo sforzo di ogni giorno è quello di tornare alle basi, all'ABC, e ognuno di noi lo può fare nel proprio ambito, là dove si trova. Io come cronista, Don Nicola come sacerdote liturgista, tutti voi dove siete. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. C'era la signora lì che voleva domandare. Sì. È una cosa che mi sconcerta, che ci sconcerta molto, questa ambiguità di fondo che Valli ha più volte sottolineato. Allora, questa ambiguità sconcertante e che crea anche disorientamento nel fedele, da che cosa dipende? Da una, tra virgolette, superficialità teologica o da un progetto mirato? Ma io credo da tutte e due. Da tutte e due? Da tutte e due, perché da un lato c'è la non conoscenza, veda, il Signore che è andato via, non so l'altro per quali ragioni, il Signore che è andato via non ha evidentemente basi catechistiche, perché le cose che io ho detto sono cose che fanno parte degli elementi, come si dice, basici, delle nozioni fondamentali del cristianesimo. Allora, se lui dice, ah no, ma lui però predica un Dio, e dico quale Dio? Allora vuol dire che quello che io poco prima avevo cercato di spiegare, cioè chi è il Dio nel quale noi crediamo, allora vuol dire che in lui mancano proprio gli elementi basi, forse li ha rinnegati, non so adesso. Quindi la superficialità e l'ignoranza certamente sono in qualche maniera, ahimè, un elemento che è presente oggi anche nei pastori, e quindi questo favorisce l'incertezza, l'ambiguità. Poi lei dice c'è un obiettivo che si vuole raggiungere. Guardi, l'obiettivo lei lo può vedere in un plastico che si trova nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma. A Sant'Ignazio a Roma è una enorme chiesa dove purtroppo fanno molti concerti, ormai nelle chiese dilagano i concerti, invece di dilagare le funzioni, le preghiere, oggi dilagano i concerti. E i balli e quant'altro. Allora c'è un enorme plastico entrato sulla destra, Sant'Ignazio è una delle chiese importanti dei gesuiti, dove si vedono come dei piccoli modellini di chiese di tutte le religioni, le pagode, i templi buddisti, eccetera, messi tutti in cerchio attorno a noi. E l'artista che ha realizzato questo plastico vuole, come dire, spiegare qual è la Chiesa che noi auspichiamo, verso cui andiamo e per la quale lavoriamo. Cioè, io lo spiego con la canzone di Jovanotti, Pensare positivo. Credo solo in una grande Chiesa che va da Che Guevara a Madre Teresa. E aggiunge altro. La Chiesa di Jovanotti. Cioè una chiesa, ecco, il Signore diceva prima, inclusiva, dove l'elemento base non è la conversione, ma appunto l'inclusione, comunque sia, tu come sei così, nessuno ti dice che devi cambiare, rimani come sei, basta che siamo insieme. Naturalmente questo è la negazione del Vangelo di Cristo, perché scusatemi, cosa ci perdeva Gesù Cristo a fare una grande chiesa con pagani, ebrei e tutti quanti quelli che all'epoca c'erano? Chi gliel'avrebbe impedito? Ha preferito morire, brava, per radunare i figli di Dio che erano dispersi. Però, cara amica mia,
se noi abbiamo perso le nozioni base del Vangelo, ma di che cosa parliamo? È chiaro che se poi un vescovo o un prete dice quello che oggi i rotocalchi o la Gianna Nannini, non so chi altri, propongono, ci credono, dice è così. Non esiste la verità. Io dico sempre che in Italia il primo grande sacerdote che ha introdotto l'abolizione della verità e del relativismo si chiama Maurizio Costanzo, il quale quel famoso show, io ricordo, sarà passato 30 anni, non so, diceva sempre dica la sua verità, usava questa espressione, e lui ha fatto penetrare nella mentalità. Infatti adesso anche i giornalisti dicono ha detto la sua verità. Non esiste la verità, ma quella che ognuno di noi ritiene essere tale. Ecco il relativismo, che adesso tra l'altro è diventato una dittatura, cioè nel senso che non è solo una cosa che, vabbè, si constata, no, viene imposta. Guai se tu dici la verità, no, quella è la tua verità, non esiste la verità. Quindi, cara signora, in questa situazione noi che facciamo? O ci accodiamo al politicamente corretto, penetrato anche nella Chiesa, questo è tutto, oppure, per grazia di Dio, diciamo, il Signore mi ha conservato ancora il giudizio e, nonostante tutto, cerco di andare controcorrente. Non so se ho risposto. Sì, ho risposto benissimo, ma la mia era una domanda un po'... Ho capito che lei è una sala. Allora, scusi un attimo, in ordine c'era prima la signora di... Sì. Dopo lei. Ma io volevo dire solo brevissima solo una cosa, riguardo al giudicare, no? Cioè, anche... Gesù dice alla prostituta io non ti giudico, non ti posso giudicare, no? Però Papa Francesco forse ispirandosi a questo cosa avrà detto? Io non ci sono per giudicarvi, ecco. Io la mia è una riflessione, ma anche una domanda a Don Giovanni e anche a Don Nicola. Ha detto bene perché avete più a giudicare. Sì, sì, la risposta l'hanno già data tanti amici, bisogna completare la frase di Gesù, va e non peccare più, cioè il momento della conversione è decisivo, altrimenti tutto resta lì fermo come era prima. Ma poi anche dal punto di vista proprio della funzione papale, chi sono io per giudicare? Non sta in piedi, perché tu sei il Papa, non sei più soltanto il padre Bergoglio, che già comunque sarebbe qualcosa, ma in quanto capo della Chiesa Cattolica hai questo diritto e dovere soprattutto di offrire un giudizio e che deve essere d'aiuto ai tuoi fratelli nella fede. Quindi hai questa enorme responsabilità, non ti puoi limitare a cavalcare il politicamente corretto oppure ancora peggio a lisciare il pelo di questa mentalità odierna che è così indifferentista, nel senso che non è più nemmeno in grado di rivendicare il desiderio di cercare la verità. Su questo l'insegnamento di Benedetto XVI è stato bellissimo, fondamentale, però abbiamo visto come poi è stato trattato Papa Ratzinger. E dunque si tratta, lo diceva Don Nicola, di tornare ad elementi fondamentali del nostro essere, del nostro... Qui la crisi di... non è prima di che essere crisi di fede, è crisi di ragione, lo diceva ancora Benedetto XVI. Vedete che quei due signori sono andati via per mancanza di possibilità di confronto ragionevole sulle cose, sulle parole, sugli elementi, sui dati di fatto. C'è un'incomprensione che nasce da questo. E questo è molto triste, ma rende ancora più impellente la battaglia, il compito che noi tutti, in un modo o nell'altro, ciascuno nel proprio ambito, si è dato. Ma soprattutto direi, ecco, ricordare che tutto questo lo si fa perché è bello, perché è appassionante battersi per la verità. E quindi diciamolo ai nostri figli, ai nostri nipoti, questa strada costa fatica, è impegnativa, ma è bella.
è l'unica strada che ti dà anche vera soddisfazione e pienezza come uomo. Benedetto XVI diceva: se noi riteniamo che la ragione non abbia diritto di intervento sul trascendentale, la famosa lezione al Collegio dei Bernardini a Parigi, ma che si debba fermare prima di varcare la soglia della trascendenza, che si debba fermare solo a ciò che è umanamente scientificamente sperimentabile, noi non siamo più uomini, ma siamo meno uomini, diceva Benedetto XVI. Noi ci amputiamo e togliamo a noi stessi una facoltà decisiva per essere davvero uomini. E questo dobbiamo ridirlo ai nostri ragazzi, e alzare lo sguardo verso l'alto, interrogarsi sulle grandi verità, e allora poi anche le questioni ultime, i novissimi che non si insegnano più nelle chiese, nel catechismo. È questo che ci fa grandi, è veramente questo che ci fa grandi e che ci dà dignità. E i ragazzi lo capiscono, perfino i bambini piccoli lo capiscono, se si riesce a comunicare questa passione per la verità, per il bene, per il bello, che implica dunque la distinzione. Esiste oggettivamente il bene e oggettivamente è ciò che è male. Esiste il buono e il cattivo. Vedete che si tratta di tornare veramente a basi che per molti di noi sono sconcertanti, però questa è la missione di oggi, soprattutto direi per noi laici. Io vorrei aggiungere alla signora, veda, noi anche nel nostro gergo usiamo il termine giudicare quando si dice, non so, il tribunale ha dato un giudizio, una sentenza, nessuno di noi si strapperebbe le vesti se il giudice ha dato un giudizio. Ma quando Gesù dice, usa il termine giudicare, non lo usa in un'unica accezione, lo usa in più accezioni. Nell'accezione di dare un giudizio, lui dice per esempio dopo l'episodio della guarigione del cieco nato, dice è per un giudizio che io sono venuto nel mondo, perché coloro che non vedono vedano e coloro che vedono diventino ciechi. Io quando medito su questa frase del Vangelo di Giovanni mi vengono i brividi, quindi Gesù è venuto, ma tant'è vero che egli è il giudice dei vivi e dei morti, quindi il giudizio è una cosa necessaria, come tutti noi siamo stati sottoposti al giudizio da piccoli, gli esami, i diplomi, le lauree, tutti hanno bisogno di essere giudicati. Quando invece Gesù dice non giudicate, intende riferirsi a non condannare sbrigativamente, quindi non date dei giudizi sommari. Però questo non è che li impediva poi di dire, come ha ricordato bene il dottor Valle, va e non peccare più, nemmeno io ti condanno, va e non peccare più. Quindi ecco perché purtroppo dobbiamo ammettere la superficiale conoscenza delle sacre scritture, dei Vangeli, fa sì che certe frasi vengano prese e diventano degli slogan. Ah, non bisogna giudicare. San Paolo per esempio dice giudicate tutto e trattenete quello che vale, dove il termine giudizio significa fate discernimento, vagliate e trattenete il valore lasciando quello che non serve. Da crino, brava signora, lei è velocissimi perché il tempo stringe. Dopo volevo dire che intanto vi ringrazio perché mi avete messo sulla faccia per farci ricordare e tornare in mente la verità, quella di Cristo. E poi volevo dire che lei ha detto perché siamo arrivati a questo punto. Perché anche Gesù ci ha detto, quando io tornerò al giudizio universale, troverò la fede nella Chiesa. Lui ci ha già avvertito che noi arriveremo alla fine dei tempi con il piccolo gregge. Quindi lui già ci ha avvertito, quindi noi siamo qui per poter lottare e tenere in vita questo piccolo gregge. Io così la sento la fede e il Vangelo che ho letto. Gesù già ci ha avvertito, quindi stiate attenti, vegliate, perché tendono a distruggere la Chiesa.
Quindi voi che ci mettete la faccia, venite qui e siete anche aggrediti, io vi ringrazio e non so con quanto piacere ho ascoltato. Volevo dire questo perché poi devo andare perché c'è il mio tempo. Luce in fondo, una domanda. Dopo tutto, l'ultima, dopo tutto quello che ci siamo detti, voi temete uno scisma nella Chiesa? Una parola drammatica, ma non lo vorremmo nessuno. Non sono un profeta, non so cosa succederà. Vedo che uno scisma c'è nei fatti. La Chiesa è già terribilmente divisa, ma non è una novità neppure questa, perché nel corso dei secoli lo è stata più volte. E ora lo è, e siccome ho fiducia in nostro Signore, credo che sia un disegno provvidenziale che spinge proprio tanti di noi a cercare la verità, e anche se ci fa soffrire questa situazione de fonte di tanta di tanti contrasti anche, e credo che sia tutto per il bene, tutto per il bene. E allora anche noi laici, pur sentendoci a volte in difficoltà e tristi, dobbiamo pensare che è un momento provvidenziale per andare alla ricerca del vero, del bello e del buono. Ma vorrei dire soltanto un'ultima parola sul discernimento, questo che è un altro dei grandi slogan del momento, no? Discernere, discernere, discernere. Giustamente si diceva che viene da crino, mi viene in mente il setaccio. Questo è il discernimento, no? Il bambino che gioca col setaccio fa passare la sabbia e poi resta solo la cosa più importante, la pepita, l'oggetto che conta. Questo è il discernimento, ma si parla sempre, Don Nicola, oggi di discernimento, e non si dice mai per arrivare a dove, a cosa ci deve servire questo discernimento. Io credo che oggi diciamo discernimento e intendiamo autogiustificazione. Alla fine va bene tutto quello che facciamo, noi se in coscienza, ecco che torna il soggettivo. Ma il discernimento non è questo, come fra l'altro gli stessi gesuiti hanno sempre insegnato. Il discernimento è puntare a Dio, è scegliere, tenere, mantenere ciò che ci conduce a Dio. Ecco il discernimento. E infine, ultimissimo punto, ogni volta che le persone mi dicono ma tu critichi il Papa, come fai tu proprio che ti dici cattolico? Diritto dovere di ogni battezzato, intervenire secondo il grado di propria competenza e specificità se qualcosa non ti torna. Codice di diritto canonico, più di così, perché il Signore ci dà importanza, il Signore ci vuole bene, ci ritiene importanti, è per questo che ci ritiene grandi, è per questo che dà così importanza alla nostra libertà e alla ricerca della verità. E questo ci fa grandi. Ora passa il messaggio opposto, no? Che questo invece ci fa diventare dei mestatori quasi. Ma no, la ricerca della verità ci appartiene, noi siamo al mondo proprio per questo. Per questo, altrimenti che cos'è essere uomo? E allora la Santa Madre Chiesa, nella sua sapienza infinita, alla luce di secoli e secoli di esperienza anche e di tradizione, ci garantisce questo diritto dovere di intervento in quanto battezzato, sacerdote, profeta e re. Ogni battezzato sacerdote, io mantengo il rapporto con Dio, lo mantengo costantemente. Profeta, interpreto la parola di Dio e ne sono portatore. Re, sono testimone della regalità universale di Cristo, re del mondo, re dell'universo. Ogni battezzato. E poi mi vengono a dire, ma tu perché parli e non te ne stai zitto in quanto cattolico? Parlo proprio in quanto cattolico, in quanto battezzato. Io direi, notate una cosa, in genere, quando una persona sente parlare, in questo caso un papa, un vescovo, e vede che le cose che dice corrispondono a quello che mi voglio sentire dire, va bene, allora dice non bisogna criticare il papa. Quando invece vede che le cose che dice non corrispondono a quello che io penso, allora dice ma voi non criticate, ma senza di libertà di critica, mi ricordo con Benedetto XVI, anche con Giovanni Paolo II, ma non fate la critica,
adesso sono diventati tutti papalini, non so se notate, ma perché, come ha detto bene il dottor Guardi, si, si sente confermato, soprattutto da parte dei lontani, nella lontananza. Ci ho fatto bene io a non entrare nella Chiesa, vedi, anche lui ragiona così. Questa è la prima cosa. La seconda, lo scisma. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice una parola pesante, usa il verbo greco, dato che c'è la signora che ha fatto la derivazione dal greco, il verbo greco dei, cioè è necessario che avvengano le divisioni tra voi, dice Paolo ai Corinzi. Ma lui a che cosa si riferisce? A quella parola di Gesù che ha detto: io sono venuto per dividere il padre dal figlio, la madre dalla figlia, il fratello. Ma perché questa divisione? Per far emergere la verità di adesione a Dio, perché è inevitabile. Se io metto al primo posto l'affetto, la convenienza, non potrò evidentemente staccarmi per aderire. Quindi devo necessariamente separarmi per aderire alla verità. Questa è un'operazione pressoché inevitabile. Quindi quando ci si sente dire inclusione qui e là, scusatemi, ma perché quando arrivano i musulmani che portano le donne tutte coperte, noi che diciamo, ah beh, un bene che sia così, no, sì, sì, sì. Allora che succede? O c'è il silenzio imbarazzato dei multiculturalisti per i quali l'integrazione, oppure cominciano a dire, no, ma queste cose non le possiamo accettare. L'altro giorno sentivo il decreto del Viminale che, non so, ha fatto una normativa per cui per l'integrazione però la donna deve essere rispettata secondo i nostri canoni, bisogna che accettino i valori della... hanno messo dei paletti, diciamo così, non so poi se riusciranno a fare rispettare. Quindi quando vogliamo noi sappiamo mettere i paletti e dire che così e non così. Quindi cosa le devo dire io? E San Paolo dice che è necessario, tra l'altro, anzi, che in un libro ripropose questo, un libro che si chiama Chiesa, Ecumenismo e Politica, e in un saggio di quel libro che riprende questo discorso e dice è inevitabile che ci siano le divisioni tra noi. Naturalmente con questo lui vuol dire che abbandonate il romanticismo dell'unità a tutti i costi, che non esiste. L'unità o si fa nella verità o non c'è. Se l'unità non c'è, la ragione è che non c'è la verità. E quindi lui su questo è stato molto chiaro. Però sapete, sono quei messaggi che solo chi va in fondo alle cose afferra, approfondisce e segue. Chi invece rimane agli slogan di ciò che si sente dire, ecco, ha quelle reazioni che abbiamo visto, perché? Perché ormai talmente infarciti di questi modi, diciamo così, di pensare, che si fa fatica a liberarsene. Insomma, la conversione di cui parla Cristo è veramente importante, molto importante. È la parola chiave del Vangelo: convertitevi. Bene. Direi che possiamo fare basta, no? Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie a chi non lo fa. E ringrazio voi che siete intervenuti, gli amici relatori, Monsignor Bux, il collega Aldo Maria Valli. E vi do appuntamento, spero di vedervi numerosi come stasera, sabato 7 ottobre con Massimo Viglione, un oratore molto potente, mi piacerà molto se vi piace lo stile, che parlerà delle quattro dissoluzioni: la riforma protestante, cioè la dissoluzione dell'ordine religioso, la rivoluzione francese, la dissoluzione dell'ordine sociale, bolscevismo e comunismo, la dissoluzione dell'ordine economico, 68, la dissoluzione dell'ordine etico-morale. Grazie ancora e arrivederci.
assolutamente.